Dagli spettatori di Napoli Moto ci troviamo alla On the Road Napoli per provare in anteprima le ultime nate di Casa Davidson. Sì, testeremo la Sportster 72 e la Soft Slim. Siamo con Giovan Battista Villano, che è la voce della On the Road Napoli. La Soft Slim è un modello che è stato appena lanciato dalla Harley Davidson, che si rifà alla filosofia anni 50 bobber. Sì, Alfredo, hai ragione, è uno stile 15, insomma, style, con il buon vecchio telaio rigido, finto rigido, diciamo Softail. Questo è il nuovo prodotto, si chiama Softail Slim, un motore da 1.700 di cintrata, quindi 103 cubic inch. Abbiamo uno stile totalmente nuovo e che vuole fare un occhiolino, insomma, allo stile del passato. Si ritorna al passato per guardare al futuro. Esatto, perché motore, ciclistica, iniezione, ABS, tutto quello che oggi una moto moderna ha, Harley ha. La Soft Slim è una vera bobber, con gomme panciute, stile minimale, cattiveria quanto basta. Le cromature sono state in parte sostituite da elementi verniciati in nero, mentre il motore è ora spazzolato. Si è conferito al retrotreno un aspetto più snello e sottile, utilizzando un pneumatico di dimensioni inferiori a un parafango corto. In tal modo il motore assume il ruolo centrale che gli spetta. Inoltre si è lasciato uno spazio tra la sella e il serbatoio per consentire al pilota di ammirare la parte superiore del motore. Sulla Slim è montato l'ultimo twin cam da 1690 cm3 raffreddato ad aria, fissato rigidamente al telaio e dotato di contrarveli di bilanciamento ed un sistema di rilascio automatico della compressione, in grado di erogare una coppia nominale massima pari a 132 Nm a 3250 giri al minuto. Amici Napoli Moto, io ho avuto modo di testare questo veicolo per le strade trafficate di Napoli. La massa, che all'apparenza può sembrare inguidabile, in realtà si lascia sfilare, ecco, tra le auto cittadine con una certa facilità. Il piano di seduta poi è molto molto accogliente, e per quanto riguarda invece gli aspetti tecnici, quelli legati alla frenata e alla tenuta di strada, questa moto mi ha sorpreso. Per quanto riguarda la frenata, questa è incisiva e al tempo stesso modulabile, mentre per quanto riguarda il piano di seduta devo dire che è una moto molto molto accogliente. La Sportster 1200 è ispirata all'atmosfera particolare che caratterizzava i primi anni dell'epoca dei chopper. Le moto di allora erano contraddistinte da colori vivaci e cromature, dalle linee snelle ed essenziali. Si tratta di uno stile custom che è tipicamente americano, in particolare californiano. Tutto gira attorno a un nuovo piccolo serbatoio. Sul codino e sul parafango anteriore, che copre la grande ruota da 21 pollici con le spalle bianche, in puro stile custom anni 70. Il motore V-Twin Evolution da 1200 cm3 raffreddato ad aria è lo stesso delle ultime evoluzioni Sportster ed è caratterizzato da una coppia massima di 96 Nm a 3500 giri al minuto. È dotato di iniezione elettronica sequenziale con prestazioni più che adeguate al tipo di veicolo. Sportster 72, Marco, le sensazioni che hai provato in sella a questo modello, sul quale l'Harley Davidson sta investendo parecchio? Guarda Alfredo, ho guidato questa moto con grande entusiasmo, infatti mi ha meravigliato molto in quanto ho avuto l'occasione di poter guidare per la prima volta una Harley Davidson e posso dire che ho avuto una sensazione di piacere di guida veramente entusiasmante. La semplicità di poterla guidarla e allo stesso tempo godere del panorama è qualcosa che io ammetto non ho mai avuto modo prima. Entriamo più nello specifico per quanto riguarda gli aspetti di guida, partiamo dalla frenata. La frenata è ampiamente modulabile, si riesce a frenare tranquillamente, anzi dosarla, la pinza si dosa tranquillamente. Certo, se si vuole una frenata più pronta bisogna un po' insistere sulla pressione della leva. Un altro aspetto da considerare è quello del reparto sospensioni, partiamo dalla forcella. La sospensione di questo modello Sportster 72 è di serie eccedevole, nel senso che ammortizza molto bene le asperità. Ovvio, se si poi si cerca una guida un po' più
sportiva, un po' più dinamica, magari un piccolo accorgimento a questo reparto sospensioni sarebbe l'ideale. Lo stile di questa moto è chiaramente chopper e questo influisce anche sul piano di seduta e sul piano di guida. Sì, indubbiamente. Noi abbiamo qui le gambe stese verso avanti e le mani alte. Questo qui è uno stile di guida che esteticamente è bellissimo, le persone ti notano molto e ritengo che chi macina tanti chilometri tranquillamente può farli.